Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video riguardante i consigli della 21esima giornata. Siamo pronti a questa seconda giornata di ritorno che inizierà ancora una volta di venerdì con l'anticipo Fiorentina-Inter in programma alle 20.45. Quindi ricordatevi di schierare, come ormai ogni venerdì, la formazione entro e non oltre le 20.45. Prima di iniziare l'analisi di questa giornata vi invito chiaramente a scriverci qua sotto nei commenti riguardo sia i vostri dubbi di formazione per questa giornata, ma anche che cosa avete fatto all'asta di riparazione. Se c'è magari qualche scambio in corso e avete dei dubbi, chiaramente noi siamo a disposizione. Questa e la prossima saranno settimane di asta di riparazione. Andando ad analizzare la 21esima giornata, inizio con gli squalificati. Milenkovic sarà dalla Fiorentina, sarà squalificato per 2 giornate, mancherà per una giornata Messias, Castrovilli, Bentancur, Patrick, Lorenzo Pellegrini, Maxi Lopez, Povega, Saponara e De Paul. Quindi in questi 10 squalificati ci sono alcuni giocatori importanti per il fantacalcio. Inizio con la porta ad analizzare. Il primo consigliato è sicuramente Gigio Donnarumma. Il Milan in casa contro il Crotone, il Crotone in trasferta il peggior attacco, quindi al di là di tutto Gigio Donnarumma assolutamente consigliato per questa giornata. Così anche come Gollini, l'Atalanta impegnata contro il Torino, vuol rifarsi dalla sconfitta interna della scorsa giornata contro la Lazio. Gollini non è detto che possa tenere la propria porta imbattuta, ma in ottica modificatore si può schierare. Come scommessa per questa giornata andrei con consigli in Sassuolo Spezia. Lo Spezia non segna tantissimo in trasferta, chiaramente bisogna valutare le alternative che avete, ma consigli può essere una bella scommessa per questa giornata. Sconsigliato Cragno nella sfida Lazio-Cagliari. Andando alla difesa, il primo nome consigliato è Teo Hernandez. Vorrà sicuramente rifarsi della scorsa giornata dove ha preso 5,5. La sfida contro il Crotone è troppo appetibile, chiaramente non fate l'errore ovviamente di non schierarlo. Altro consigliato per questa giornata è Cuadrado nella sfida Juventus-Roma e nella sfida di fascia con Spinazzola. In questo caso pensiamo che Cuadrado possa averla meglio. Come scommessa Nuitink dell'Udinese. Pensate che il giocatore come media voto migliore di tutta la difesa della Serie A. È un giocatore che è una garanzia, non porta bonus, ma è sicuramente un giocatore utile in ottica modificatore di difesa. Sconsigliato Masiello del Genoa. Nella sfida contro il Napoli potrebbe andare in difficoltà a cospetto del veloce attacco napoletano. Andando a centrocampo, il primo nome consigliato è Luis Alberto. È ritornato quasi subito dall'operazione di appendicite contro l'Atalanta. Si vedeva che non era ancora in forma, ma le dichiarazioni di questa settimana fanno presagire che Luis Alberto è tornato in forma e può trovare il bonus nella sfida interna contro il Cagliari. Altro nome consigliato a centrocampo è Barella. L'Inter è impegnata nell'anticipo contro la Fiorentina venerdì. Barella è un giocatore che è una garanzia e quest'anno sta trovando più bonus con regolarità rispetto agli scorsi anni. Come scommessa a centrocampo andrei con Barak nella sfida contro l'Udinese. È un giocatore importante, un giocatore che si inserisce, un giocatore che spesso cerca la via del gol, non segna da qualche giornata, si può rischiare come scommessa di questo turno di campionato. Per quanto riguarda gli sconsigliati, sconsigliato Dominguez del Bologna. Il Bologna ha un'importante sfida, tra virgolette, salvezza contro il Parma, ma Dominguez, qualora dovesse giocare titolare, perché ad oggi è in vantaggio, è a rischio sia cartellino che a rischio insufficienza. Per quanto riguarda l'attacco, il primo nome consigliato è Ciro Immobile, assolutamente lui l'anima della Lazio. Contro il Cagliari vorrà aumentare il proprio bottino di reti. Altro nome consigliato per questa giornata in attacco è Duvan Zapata. Un gol nelle ultime 3 giornate contro il Torino ha la necessità di riandare al bonus, sia per l'Atalanta sia per i fantalloni sia per i fantallenatori, scusate, che lo posseggono. Per quanto riguarda la scommessa in attacco andrei con Leao. Sicuramente un giocatore che può far bene contro il Crotone, dovrebbe essere in vantaggio nel ballottaggio con Rebic. In ogni caso, anche a voto, e dipende chiaramente dalle alternative che avete, può essere un buon terzo slot per questa giornata. Sconsigliato Di Carmine. Il Crotone, come detto, è una partita difficilissima contro il Milan, ma Di Carmine già non segnava nel Verona, figuriamoci nel Crotone impegnato in trasferta. Quindi spero per voi che abbiate alternative migliori
rispetto a Di Carmine per questa giornata. Ecco quindi ragazzi una breve analisi di questa 21esima giornata, vi rinnovo l'invito a scriverci nei commenti riguardo i vostri dubbi di formazione e vi ricordo anche il palinsesto di tutto Fantacalcio per questo fine settimana. Giovedì alle 21.30 saremo in diretta sia sul canale Facebook che sul canale Twitch per l'analisi delle probabili formazioni. Venerdì mattina saremo in diretta prima su Facebook e poi su Instagram per i consigli di giornata. Sempre venerdì alle 18.15 il classico appuntamento live in collaborazione con Radio Radio con i fantaconsigli della 21esima giornata e chiuderemo alle 19.05 su TMV Radio con le ultime dai campi e consigliati, sconsigliati e scommesse di ogni partita. Chiaramente nel nostro sito tuttofantacalcio.it troverete le varie rubriche. Venerdì faremo la classica ultima dei campi prima della consegna delle formazioni e anche sabato, nonostante la formazione sia già schierata, daremo le ultime news di formazione. Per ora è tutto, un grosso saluto da tutto lo staff di tutto Fantacalcio e buon Fantacalcio a tutti.